Buongiorno a tutti, buon lunedì 22 luglio. Ormai si avvicina sempre di più il grande butto, si avvicina la presentazione della nuova maglia, credo il lancio proprio domani. Manca meno di un mese alla gara col Genoa, si alza il livello, l'intensità, pronti a tornare mercoledì nazionali italiani e comincerà il ritiro vero e proprio H24 con anche i primi test di livello superiore proprio per prepararsi alla sfida col Genoa fine settimana a Cesena con la Spalmas, un gradino superiore al test di oggi che comunque attendiamo con grande curiosità. E vi aspetto in live proprio dalle 18:30 per commentare insieme la seconda amichevole stagionale al Biper Center di Appiano contro la Pergolettese, squadra di Lega Pro, con gran curiosità per vedere i primi passi dopo quelli di Taremi di un certo spessore livello subito in gol, con una doppietta e un assist per la vittoria dell'Inter sul Lugano, che tra l'altro ha iniziato il suo campionato vincendo la prima in Super League svizzera. Mi aspetto anche buoni segnali dai giovani che verranno testati e potrebbe esserci spazio dal primo minuto per il centrocampista Berenbruch, che mi è piaciuto molto e non solo per il lancio che ha mandato in contropiede Taremi per il gol vittoria, ma anche per Kamate, che non mi era dispiaciuto a tutta fascia sulla destra. Un Kamate su cui si era interessato il Verona, su cui ci sarebbe anche l'Anderlecht, e poi un misto di titolari e di esuberi che cercano sistemazione. Ore 18:30, ci collegheremo poi con il nostro Simone durante l'intervallo a fine partita con la Barza Cam su Appiano Gentile, quindi appuntamento da non perdere assolutamente più tardi, mentre si sta cuocendo il tè caldo più famoso di YouTube. E grande curiosità per vedere appunto scusate ma sono i problemi dell'aria condizionata di Zielinski, che secondo me può rappresentare un ulteriore upgrade, anche se qua qualcuno non piace l'uso di questi termini, però un miglioramento delle alternative. Pensate che Zielinski prenderà il posto di Klaassen Sensi, che non hanno praticamente giocato mai. Arriva un nazionale polacco, uno dei protagonisti del Napoli dello scudetto, uno che alle spalle una carriera importantissima sempre da titolare in Serie A tra Empoli, Udinese e Napoli, quindi una primissima scelta che l'Inter ha voluto prendere muovendosi con grande anche anticipo, ancora quando non si sapeva se avrebbe vinto lo scudetto. Zielinski e Taremi sono stati bloccati ancora prima, con grande fiducia e convinzione che possano rappresentare un miglioramento, un allargamento delle possibilità anche di Simone Inzaghi, che dovrà essere ancora più bravo a gestire un gruppo più forte, con più alternative, in una stagione più dura, la più dura di sempre, perché ci sarà la nuova Champions col 30% di partite in più. Si concluderà col mondiale per club, addirittura sperando di fare una bellissima figura, che vorrebbe dire anche riportare a casa premi importanti per il bilancio, con Oaktree particolarmente interessata, visto che si giocherà negli Stati Uniti, la sua patria, e dunque bisognerà centellinare, fare un turnover ragionato un po' per tutta la stagione e avere anche delle alternative migliori, così come l'Inter, Marotta, Ausilio e Baccini sono riusciti già a portare a casa, perché va bene che adesso
lo sport nazionale è diventato quello di cercare di attaccare ora la nuova proprietà, addirittura quelli che ne dicevano di tutti i colori a Zhang adesso quasi lo riabilitano perché non sanno più con chi prendersela. Allora c'è questa nuova proprietà che non si sta muovendo, intanto non ha ceduto nessuno e già questo è importantissimo. Fino a questo momento non è stata chiesta nessuna plusvalenza, ma al contrario ci potrebbe essere anche uno sforzo, un primo sforzo della proprietà per sistemare i conti. Si sono fatti i rinnovi più importanti dei giocatori top e questo vuol dire aumentarne il valore e sono operazioni comunque molto onerose per le casse societarie e per il monte ingaggi, perché andare comunque a fare un contratto lungo già firmato come ha annunciato Marotta l'altro giorno a Lautaro Martinez, passare da 6 a 9 più 1 di bonus è un miglioramento importantissimo all'ordo, un'operazione molto onerosa per le casse societarie, un po' meno gli aumenti di Barella e Inzaghi, però entrambi importanti per andare a blindare due personaggi top per la prossima stagione, che l'Inter comincia con Inzaghi al quarto anno consecutivo, quindi con un indiscutibile vantaggio nei confronti di Milan, Juve e Napoli, che avranno un allenatore nuovo, mentre l'Atalanta, attenzione però, che secondo me con Gasperini, dopo la vittoria dell'Europa League, dopo un mercato molto interessante con la scommessa a Zaniolo da provare a vincere quest'anno, anche se dovesse cedere Cop Miners proprio alla Juve, potrebbe comunque giocarsela per il titolo. È una squadra che io metto in terza fila, ma molto pericolosa. Insieme la mettiamo insieme alla Roma, aspettando di capire come si concluderà il mercato giallorosso. In seconda Juve, Milan e Napoli, e in prima Inter e Juve. Poi vedremo se le previsioni, ma non giochiamo, diciamo, a fare Mago Merlino, ma proviamo a dare un'analisi di quello che stiamo vedendo, ben consapevoli che il giudice supremo di tutto sarà il campo e che i giudizi vanno tracciati e dati solo alla fine di questo mercato. Qualcuno mi chiede già un voto, voto per ora alto, però ci sono ancora delle lacune da cercare di andare a colmare. Dicevamo, proprietà immobile non mi sembra proprio. Taremi e Zielinski erano già stati messi in cantiere e firmati ancora prima dell'arrivo di Oktree. Si è deciso di fare un investimento molto importante, oneroso, subito cash per quello che parte come secondo portiere, il Pepo Martinez, ma poi dovrà diventare il guardiano del futuro e raccogliere in tutto e per tutto l'eredità di Sommer. Due giovani importanti già aggiunti al gruppo, Topalovic, che oggi proveremo a conoscere meglio, e Alex Perez, che non giocherà l'amichevole di stasera, lui come Satriano e Van Oijsen e Acerbi, per problemi fisici i due difensori, per problemi di mercato e un po' di acciacchi per Satriano e Van Oijsen, ma soprattutto perché si sta cercando la cessione e di portare a casa un tesoretto importante da questi due giovani, Satriano e Van Oijsen, che possono aiutare poi quello che sarà il mercato in uscita. Satriano dovrebbe tornare al Brest, si sta trattando sulla cifra finale dell'acquisto a titolo definitivo, e per Van Oijsen si sta muovendo il Mechelen per un altro ritorno in patria, anche se appunto lui era addirittura il capitano dello Standard Liegi, che però non ha voluto riscattarlo. Potrebbe tornare anche in gioco la sua ex squadra, aspettiamo questa settimana che potrebbe essere decisiva. Acerbi ancora non è pronto, ma penso che già da domani o dopo potrebbe tornare in gruppo e fare i primi minuti amichevoli
con Las Palmas, attendiamo anche qui notizie, non ha più fastidio dopo l'operazione, il suo recupero procede secondo i tempi previsti, ancora meglio, e buone notizie arrivano anche da Buchanan, che potrebbe recuperare in 4 mesi, come si era detto in un primo momento. Io qui non sarei così ancora precipitoso, perché è un brutto infortunio quello che gli è occorso alla tibia, quindi diamogli il suo tempo, però potrebbe tornare molto prima del previsto ed è anche una delle spiegazioni per cui il budget per il suo sostituto non può essere troppo alto e, ad esempio, sul fronte Cabal l'Inter si è fermata a 8 milioni proprio perché non è un'esigenza così determinante il sostituto momentaneo di Buchanan. Si vuole dare a Inzaghi un'alternativa in più proprio per non farlo rimanere corto lì su quella parte sinistra della rosa, però anche muovendosi con intelligenza. Quindi i rinnovi, i giovani, il Pepo Martinez è una squadra da completare con due ciliegine, vedremo, ma che non è una squadra da rivoluzionare come l'anno scorso, come quella che invece devono rivoluzionare tutte le principali avversarie che hanno finito il campionato a distanze siderali dall'Inter, che invece deve solo addirittura aumentare il livello, che infatti anche oggi Marco Materazzi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, valuta molto positivamente il mercato dell'Inter e soprattutto i primi tre colpi, Taremi, Zielinski e Martinez, che alzano l'asticella, che alzano anche la qualità delle alternative che Inzaghi si potrà giocare nelle prossime sfide decisive della prossima stagione. Probabile formazione di oggi sarà simile a quella di settimana scorsa contro Lugano, quindi col Pepo Martinez in porta, Bissek, Stante e Fontanarosa, Kamaté di nuovo provato a tutta fascia dove non mi è dispiaciuto, Behrenbruch in mezzo al campo a fare la mezzala con Agumé e l'imprescindibile Mkhitaryan, Carlos Augusto a sinistra, Taremi e Correa in avanti, sperando magari in un altro squillo del Tucu per far muovere anche un mercato che rimane sempre molto tiepido sul suo nome. Tante squadre si informano, poi quando sanno dell'ingaggio da 3,5 netti, che sono 7 al lordo, fanno un passo indietro, chiedono una compartecipazione nel pagamento, e avendo solo un anno di contratto possiamo dire anche che, come più volte ribadito, l'opzione rescissione non è assolutamente da scartare se non si muoverà qualcosa di concreto. Speriamo, anche perché è a bilancio per 8 milioni e mezzo, ma dargli un anno di stipendio addirittura per andare via sarebbe sì comunque un risparmio sul monte ingaggi, ma un bel peso, e forse anche il giocatore ha capito la situazione e mira ad aumentare il suo guadagno, cercando anche rifiutando alcune opzioni che si sono presentate e provando a rescindere, poi a trovarsi un nuovo contratto. Vedremo un po', insomma, la situazione. Chiaramente abbiamo parlato di cifre al lordo. Filip Stankovic non è molto convinto del Venezia perché vorrebbe una squadra che gli dia la titolarità mentre in Laguna inizierebbe alle spalle di Joronen, quindi vediamo se il Nantes può essere un'opzione più praticabile. Radu, altro problema da piazzare perché costa 2 milioni. Su Salcedo si aspettano squadre interessate dopo una stagione non ottima. Agumè, si stava parlando con Siviglia per un suo ritorno, al momento non ha dato i suoi frutti la trattativa. Si
insomma, ci sono una serie di operazioni da cercare di portare avanti anche in entrata, perché va avanti e prosegue la trattativa con la Sampdoria. Nelle prossime ore, giorni, si attende un nuovo incontro per Leoni, su cui l'Inter punta per il futuro. Difensore centrale neanche diciottenne, che è stata una rivelazione, il secondo debuttante più giovane nella storia della Sampdoria, su cui Pirlo non ha avuto il minimo dubbio a buttarlo in campo. Non è un braccetto di sinistra, quindi escludiamo la possibilità di portarlo subito a Milano per il momento, tanto bisogna cercare una quadratura con la Sampdoria, che chiede circa 5 milioni, però sarebbe un altro bel colpo in prospettiva. Peccato non aver chiuso Tesman, sì, però anche lì, come per Cabal, erano dei surplus delle trattative, per cui uno non è che si va a fasciare la testa, si possono trovare delle alternative sicuramente migliori. Continuate, mi raccomando, a iscrivervi al canale, che siamo scesi sotto i 1003 e ci avviciniamo sempre di più al nostro grande obiettivo dei 50.000 follower, quindi aiutateci tutti a trovare un amico, un parente, qualcuno che si iscrive. Se ognuno di voi riesce a dare una mano al canale, possiamo farcela anche prima dell'inizio del campionato, sarebbe clamoroso e un grandissimo segnale da parte nostra, da parte vostra, e che la qualità che portiamo sul tubo è di altissimo livello. Per tutte invece quelle narrazioni che continuiamo a sentire, Oaktree ha messo dei paletti, questo non piace alla nuova proprietà, quell'altro è troppo anziano, Oaktree serve l'ok, io vi dico sempre di fare un passo indietro, perché non è che la proprietà interviene su ogni trattativa di mercato, può dare, diciamo, una linea guida, come è stato fatto, un budget da consegnare, ma che prevede sempre la sostenibilità che si sta cercando di raggiungere da anni e che era un principio base anche di Steven Zhang, cercare di fare un mercato sostenibile, autofinanziato, e quello è l'obiettivo. Quindi non è che per ogni nome che viene fuori, Marotta, Ausilio, devono andare a chiedere il permesso alla proprietà. Si muovono secondo i budget previsti, i paletti del fair play finanziario, che sono più stringenti di tutto il resto, cercando la quadratura migliore e una squadra ancora più forte, come sono riusciti a fare ad esempio l'anno scorso, nonostante i tanti giocatori nuovi, i tanti che hanno salutato. Quest'anno il lavoro è diverso, ma non deve provocare ansia in tutti voi. Serve soltanto migliorare con delle ciliegine, non fare un lavoro da zero come altre squadre, altre rivali, che al contrario mi sembra che poi abbiano fatto tutto questo mercato scintillante. Bene o male, mi sembra di vedere gli stessi innesti che al momento all'Inter. Poi vedremo anche la qualità dei giovani e se Topalovic ed Alex Perez potranno subito essere importanti e aggregati alla prima squadra, come si spera, come valuterà Simone Inzaghi, e cercheremo di capire. Sul ruolo del braccetto sinistro, l'Inter è pronta a fare la sua offerta per Renan, la presenterà allo Zenit di San Pietroburgo tramite un intermediario, metterà sul piatto circa una decina di milioni, che è il budget previsto massimo per quell'operazione, e si valuterà la risposta. C'è una clausola da 20 milioni sul giovane brasiliano ventenne, molto interessante sia dal punto di vista fisico che della qualità. Può fare sia il braccetto di sinistra che l'esterno, ma può essere anche costruito come centrale del futuro in mano a Inzaghi, anche per iniziare quel ringiovanimento necessario alla difesa dell'Inter. Si proverà a fare questa offerta, si vedrà la risposta, soprattutto
le condizioni che metterà sul piatto lo Zenit di San Pietroburgo. In base poi alla risposta dei russi, bisogna capire anche le difficoltà per una trattativa del genere, il prezzo del giocatore, Transfermarkt lo valuta 9, la clausola sarebbe più di 20 milioni, forse proprio 10 più un bonus, più dei bonus potrebbero portare a un accordo. Non è un'operazione facile perché comunque c'è di mezzo anche l'Internazionale di Porto Alegre che ha il giocatore in prestito fino al 31 di dicembre, che quindi anche la squadra brasiliana dovrebbe dare l'ok all'operazione. Vedremo cosa ne consegue. Sullo stesso, diciamo, versante si attende di capire se l'Arsenal potrebbe aprire a un prestito di Kivior, che è un'alternativa forse anche migliore per esperienza e conoscenza del calcio italiano e anche della Champions, avendoci giocato con l'Arsenal nell'ultima stagione. Con l'arrivo di Calafiori avrebbe ancora meno spazio il polacco, con nazionale di Zielinski, e qua capire se l'Arsenal può fare, diciamo, un prestito con diritto, o anche lì vedere la formula per un giocatore secondo me molto interessante, che piace da tempo anche ad Ausilio e non solo, anche a Inzaghi, che ha la duttilità del brasiliano ma un'esperienza maggiore, un costo maggiore, però magari si può riuscire a fare un'operazione secondo quello che è il budget dell'Inter. Vedremo, settimana chiave quella che sta per iniziare, così come ritorna un po' di moda, dal momento che non ha ancora trovato sistemazione, anche Riccardo Rodriguez, che lo teniamo sempre ben comunque presente nella lista dei possibili rinforzi. Lui è quello assolutamente più economico, con grande esperienza, non è una operazione, diciamo, in prospettiva perché ha 32 anni, ma si accontenterebbe di un ingaggio da 1,5 milioni per un anno, quindi sarebbe un'operazione complessiva da 3 milioni che magari, sentendo che Buchanan potrebbe recuperare prima del previsto, può diventare la prima scelta e sconfesserebbe quindi anche tutte quelle narrazioni che Oaktree non vuole giocatori over 30. Ve l'ho sempre spiegato anche su Hermoso, il discorso non è l'età, il discorso è valutare il costo complessivo dell'operazione per un giocatore che chiede 5 milioni netti a stagione e che andrebbe a guadagnare più di molti titolari anche della rosa, essendo una riserva momentanea e costando più di 30 milioni che poi facilmente puoi recuperare, perché non puoi pensare di venderlo a chissà quale cifra anche solo tra un anno. Quindi bisogna valutare per ogni nome, costi, benefici, valutazioni, possibili rivendite, esperienza, ma anche futuribilità. Fatto questo esame si decide se andare avanti o no, ma non è una questione Oaktree non vuole gli over 30 o con Oaktree non sarebbero mai arrivati Taremi e Zielinski. Sono tutte operazioni che devono essere, diciamo, corrispondenti a benefici e possibile resa del giocatore. Poi ha fatto molto discutere la nostra provocazione di ieri, ma lo sapevo, l'avevamo già detto, vedrete che poi ci metteranno in bocca chissà quali trattative. Abbiamo fatto un sondaggio per vedere se, vedendo appunto, sentendo le voci di mercato dopo quell'uscita dell'agente di Frattesi dalla sede di Viale della Liberazione, trattative che continuano ad arrivare associate al nome di Frattesi, Roma, Napoli, qualcuno ancora la Juventus, proprio perché rischia di giocare poco
con anche l'arrivo di Zielinski, vi ho detto: ma voi uno scambio con Chiesa lo fareste, mettendoci naturalmente un carico a favore dell'Inter di 25-30 milioni? Apriti cielo. Intanto moltissimi di voi hanno detto di no, qualcuno di sì, ma era, diciamo, una provocazione per fare una chiacchiera in una domenica di fine luglio, no? Non pensavo che mi mettessero in bocca il contrario, cioè che addirittura per farmi passare da incompetente scrivessero sui social che io riportavo di una trattativa da 25 milioni più Frattesi per Chiesa, che è in scadenza, che la Juve ha messo in vendita e chiede 20 milioni, quindi facendomi passare per completamente incompetente in materia o dando una valutazione a Chiesa che è in scadenza tra un anno da più di 70 milioni o poco meno. Succede anche questo purtroppo in quella cloaca che continua a peggiorare di X, da cui vi invito di prendere le distanze, però poi fate vobis. Per quanto riguarda l'attacco invece, bisogna aspettare il lavoro in uscita e che si muova qualcosa, soprattutto su Correa, ma anche su Arnautovic, con un mercato arabo che sembra si stia rivitalizzando. Diaby dall'Aston Villa è andato appunto in Arabia Saudita, addirittura ci sta pensando De Bruyne, Ederson del City, anche lui inseguito e sta decidendo. La speranza che si muova qualcosa per, anche per Arnautovic, per Correa o lo stesso Radu, vedremo, potrebbe essere un bel aiuto. Intanto arriverà un tesoretto non previsto, un bel regalo, perché Vagiannidis, se vi ricordate, che era transitato per la primavera 2 o 3 anni fa, adesso non mi ricordo con esattezza, ceduto poi per 200.000 euro al Panathinaikos, però conservando il 40% di futura rivendita, sembra in procinto di andare al Botafogo per 6 milioni e mezzo, sarebbe un regalo da 2 milioni e mezzo pronto ad arrivare per aumentare anche il mercato in entrata. Non sarebbe male per un affare che dopo anni diventa interessante. Un po' di vostri messaggi. Non faremo più provocazioni, se questo è l'effetto, comunque. Mentre vi ricordiamo la nostra petizione anti-haters, oggi più che mai, per stoppare a tutta questo odio sui social, a tutti questi cyberbulli che approfittano dell'anonimato o del lassismo di determinate piattaforme che permettono anche di infrangere la legge senza nessun intervento. Link in descrizione nei commenti fissati, firmate la nostra petizione. Marco, contrario al possibile scambio Frattesi per Chiesa e 25 milioni. Chiesa doppiamente infortunato per un centrocampista sano e motivato, ma il discorso non era in quella direzione, era perché se dovesse giocare ancora pochissimo diventerebbe un problema Frattesi, e con Zielinski il rischio è proprio quello. Quindi per anticipare una possibile, diciamo, situazione non facile, come si era capito dalle parole del suo agente. Il valore di Frattesi di almeno 50 milioni, 25 più Chiesa significherebbe valutare 25 Chiesa che non li vale, dice Frank, risolvere un problema grossissimo alla Juve, perdere un giocatore importante per l'Inter del futuro. Ergo, Chiesa 0 sì, scambio con Frattesi no, e ben 88 like, e apprezziamo questo risultato. Per un giocatore normale, discontinuo, che gioca da solo a testa bassa e che si svincola tra un anno, e questa è un'altra possibilità, l'unica che vi ho sempre detto possibile per una trattativa su Chiesa, prenderlo a zero tra un anno, ma non credo che la Juve lo perda senza farci neanche un euro.
Io entro, segno ed esco, non lo darei mai via, dice Irene, soprattutto per Chiesa, ma non era quella il discorso, anche perché poi quel surplus di denaro ti avrebbe permesso, ti permetterebbe di andare a rinforzare la squadra, fare un gran colpo in attacco o in difesa. Andrea Cadei, nuovo mantra dell'estate 2024, dove dopo serve l'ok di Zanga, adesso ci tocca Utri che detta le condizioni, praticamente siamo ostaggio alla nuova proprietà secondo i giornali, secondo qualche youtuber. La Paola dice assolutamente no allo scambio Frattesi-Chiesa, ma vi ho detto che era un pur parler. Boom, quasi 50k entro una settimana, dobbiamo arrivarci, scrive Anthony, vamos e poi tutti fuori a cena. Fabio Giuseppe di Conza, no grazie, un altro pacco dalla Juve non ci serve, vi ricordo sempre il massimo rispetto nei confronti di tutti, ho sentito parole che non mi piacciono, dite la vostra senza mancare di rispetto, grazie, con educazione sempre. Concordo con te che Marotta come presidente deve essere ancora più attento alle dichiarazioni in tema di mercato per non far svalutare i giocatori in rosa, e questa è la spiegazione anche delle sue parole su Gudmundsson, tra l'altro, e le mettiamo anche nel titolo, parole molto importanti su un progetto seconda squadra under 23 pronto a partire, non subito perché ci vuole un centro sportivo, uno stadio e soprattutto una licenza disponibile per entrare come ha fatto il Milan al posto dell'Ancona che è fallito purtroppo, però c'è grande intenzione di andare avanti, di recuperare terreno nei confronti di Milan, Juve, Atalanta e di mettere anche quest'ultimo tassello nella creazione di talenti del futuro. A che punto siamo col sostituto di Buchanan? L'abbiamo detto, Patrizia, sperando di averti fatto un servizio utile, salutiamo Nonna Novella, Rocco, Cosentino, Joseph Mega, Domenico Massimiliano, 100% informatica, insomma tutti i nostri abbonati che sono sempre di più e che ringraziamo per il loro sostegno costante. Adesso dobbiamo un attimo accelerare, guardare un attimo i giornali per vedere un po', insomma anche i titoli, con la Gazzetta che mette in prima pagina Juve-Milan pronte a chiudere per Pavlovic e Todibo e quindi mettere a segno due rinforzi per la difesa, un Inter che è pronta a scendere in campo ma soprattutto a ricostruire il suo muro con Acerbi, Inzaghi, la difesa è già da scudetto, un altro colpo e l'Inter è fatta, la seconda stella è arrivata anche grazie ai pochi gol incassati, ora dietro ci sarà un rinforzo, il tecnico spinge per Rodriguez, secondo la Rosea, nel mirino anche Kivio, Renan e Leoni, per completare il tutto con le parole di Materazzi che dice Lautaro interista vero, altri no, mercato perfetto, difficile fare di più. Sul Corriere dello Sport vediamo Juve, tre casi, Spinosi, Hausen, De Sciglio e Szczęsny, per capire anche che non sono tutte rose e fiori, ma ci vediamo dopo.